professione donna. Bene, siamo con Carmela Murdaca, una delle cosiddette femmine calabresi, delle quali a noi piace tanto, tanto raccontare. Ciao Carmela. Allora, Ciao Raffaella. Ciao. Noi ci conosciamo con Carmela, facciamo parte di un progetto calabrese, oltre ad essere dello stesso territorio, della Locride, quindi fierissime femmine che lavorano e si danno da fare nel proprio settore. Carmela è una commercialista e revisore legale. Giovanissima, non diciamo la sua età, ma si vede che è giovane, e però già molto attiva, ed è quello che è la caratteristica che a noi piace di queste donne che lavorano alacremente e non si fanno porre limiti da nessuno, e vi posso assicurare che per me limiti non se ne pone e non se ne fa porre. Allora, Carmela, è un compito abbastanza interessante quello di essere commercialista e revisore, a parte il fatto di avere a che fare con i numeri con i quali non mi azzardo a muovermi io, però certamente è una professione difficile, non solo perché adesso diciamo che la donna all'interno del ruolo di commercialista non ha grandi problemi, perché è da tempo che le donne si sono affermate in questa professione come in altre professioni che fino a poco tempo fa erano di quasi puro appannaggio maschile. Certamente è difficile in realtà in sé essere commercialista in una zona, quella della Locride e comunque della Calabria, che non ha un profondissimo substrato economico che possa anche far sviluppare bene una professione o comunque darle molti sbocchi. Però tu ci sei riuscita, raccontaci un po' di te. Allora, innanzitutto grazie Raffaella per questa intervista. Io ne sono onorata visto che è su Femmina TV, quindi sono veramente molto onorata. Sì, hai perfettamente inquadrato tutta la situazione in una sintesi molto efficace. Io, insomma, mi sono laureata a Parma, quindi ho studiato a Parma, quindi fuori dalla Calabria, perché sentivo l'esigenza di andare a vedere una realtà nuova, di andare a confrontarmi con una realtà nuova. Dopo gli studi ho fatto un piccolo percorso negli Stati Uniti dove ho approfondito un po' la lingua inglese. E ho lavorato nel ristorante di famiglia, ma era più per una questione insomma, di imparare la lingua, di motivarmi anche a conoscere ed aprirmi a nuove opportunità. Dopodiché sono tornata, insomma, in Calabria, sia perché mi sento molto terrona, quindi avevo voglia di ritornare nelle mie origini e volevo innanzitutto fare qualcosa anche per la mia terra. Quindi ho detto, ma perché devo rimanere al nord e dare l'opportunità al nord di lasciare tutte le mie risorse, anche fisiche, perché comunque fare quella libera professione è un dispendio energetico enorme, quindi sia professionale, sia umano, sia personale, e devi purtroppo, ahimè, come parlavamo prima, anche tralasciare alcune cose della tua vita privata. Per cui è molto importante che passi questo messaggio, che essere calabrese e vivere in Calabria e fare la professione, soprattutto nella Locride, è difficilissimo, però ce la dobbiamo fare. Dobbiamo far capire, innanzitutto, dobbiamo motivare altre donne che hanno la consapevolezza oggi, ringraziando Dio, di essere delle grandi professioniste e di poter emergere. Dobbiamo dare anche la possibilità di entrare in politica, di entrare ovunque, perché ce lo meritiamo perché siamo delle professioniste molto forti. Io, ringraziando Dio, mi sono sempre trovata delle persone di fronte che mi hanno aiutata anche, mi hanno aiutata molto perché è vero che in alcune cose ci sono dei limiti. È vero che entri magari all'agenzia delle entrate e la prima cosa che vedono è una ragazzina all'inizio, anche perché sono piccoletta, quindi cioè, è difficile affermarmi anche professionalmente e personalmente, quindi ti appellano con signorine. Non dottoressa, quindi già vedi la differenza nell'ambiente del nord con l'ambiente del sud, e quindi ancora di più ti devi affermare, quindi devi studiare, devi fare degli studi, ti portano questi studi ad essere sempre fuori, ti porta il lavoro anche ad essere fuori. Quindi io il 50% del mio tempo lo spendo in Calabria, ma l'altro 50% del mio tempo, ahimè, lo devo spendere anche fuori, ahimè, o per fortuna, però ritorno sempre comunque in Calabria dove vivo e dove mi sono radicata praticamente, e spero di rimanerci per sempre. Ora, noi facciamo No. parte di una. Sì. Prego, prego, continua.
Noi facciamo parte di questa rete che tu hai nominato e questa è effettivamente la rete di Calabria Condivisa. È una rete fatta di tantissimi professionisti e tante donne, ma è bellissimo vedere. Quando mi hanno detto un po' perché vuoi rimanere o comunque cioè, fai parte di Calabria Condivisa. Io ho subito pensato che Calabria Condivisa all'inizio, quando Francesco Liotti me l'ha proposto, io dicevo: Fra, scusami, io ti chiedo scusa, ma ho talmente tanti impegni che non riesco anche a dare il mio supporto gratuito ad altre cose. Eppure mi sono ritrovata da un anno a spendere non so quanto tempo e quante riunioni la sera alle ore 21, dopo una giornata effettivamente pazzesca. Allora ti ritrovi lì e però lo fai con la voglia di ascoltare, perché siamo suddivisi in gruppi. Quindi ogni gruppo di supporto abbiamo coloro che si occupano della medicina e hanno fatto un progetto bellissimo, ad esempio, quindi coloro che si occupano della digitalizzazione, coloro che si occupano delle infrastrutture, della cultura, e quindi ci sono tutti professionalità, professionisti, anche imprese, perché io ovviamente sono la coordinatrice del gruppo di supporto alle professioniste, ai professionisti e alle imprese, con altri ovviamente collaboratori. E ti permette di ascoltare e di quello fare tuo ogni sera, fai tuo un po'. Mi sono persa. Il punto di vista di questo protagonismo, dici tu, regionale. In pratica, è quello che sto, naturalmente ormai tutti sanno che anche io faccio parte di Calabria Condivisa, la rete di Femmina TV, quello che facciamo è anche comprendere quali sono i bisogni che emergono non solo dai territori, ma anche dalle professioni. Come tu stavi spiegando, ascolti quello che emerge e anche quelle che sono le necessità che vengono esposte da chi fa parte della rete di Calabria Condivisa. Infatti su questo tema ti stai occupando anche di diversi argomenti. Uno di questi sono gli itinerari turistici, oltre che le imprese, anche i professionisti. Quindi sono settori differenti che si possono trovare sul portale che noi mettiamo sempre giù. Però tu sei, a parte il fatto che hai anche il bernoccolo, come si dice, della comunicazione, perché hai spiegato benissimo diversi passaggi, Carmela. La questione è anche un'altra, cioè in pratica stiamo restituendo quello che bene o male abbiamo anche ricevuto. Ci sono tante criticità nella nostra regione, però cogliamo anche gli aspetti molto molto positivi. Tu ad esempio appartieni a un territorio che è quello della Locride, e ancora di più all'interno della Locride Antonimina, che è uno dei paesi che non si affacciano direttamente sulla costa, quindi dove è più difficile riuscire a interfacciarsi con il resto del territorio. Però regala momenti di bellissimo collegamento, visto che stavamo parlando anche degli itinerari turistici, tra la montagna e il mare, praticamente di pochissimi minuti. Quei cosiddetti punti di forza, di cui Carmela si occupa spesso, visto che è anche un controllore di primo e di secondo livello per due diverse regioni, per quanto riguarda i fondi europei, sia la Calabria che l'Emilia-Romagna, se non sbaglio. E allora diciamo che riesci nella tua professione a individuare appunto i punti di forza e i punti di debolezza. Dovendo sintetizzare, quali sono i punti di forza che non siano esclusivamente quelli ovvi, quelli che conosciamo tutti, ma anche se sono quelli, il loro punto di vista di obiettivo di forza finalizzato a quello che può essere la promozione della Calabria? Allora, i nostri punti di forza sono innanzitutto, vabbè, proprio per non essere ovvia, come hai detto tu, perché ovviamente il mare, la montagna e l'accoglienza sono punti nostri di forza. Però io voglio parlare proprio delle imprese, degli operatori anche turistici. Gli operatori turistici sono veramente molto formati. Abbiamo degli operatori turistici che possono e sanno saper vendere il proprio territorio. E forse abbiamo semplicemente bisogno che qualcuno colga questo. Abbiamo bisogno semplicemente che sia. Che non dobbiamo aprire noi la nostra mentalità perché ci abbiamo già abbastanza aperta. Quindi io vorrei proprio dare un altro messaggio, che è quello di far aprire la mentalità di coloro che vogliono venire in Calabria o che dovrebbero venire in Calabria. Perché comunque noi, è vero, ci siamo chiusi, è semplicemente per una questione non di mentalità, ma ci siamo chiusi perché ci siamo un po' arenati in una mentalità che abbiamo fatto nostra, che è quella probabilmente del nord, perché ci descrivono come una terra comunque alla quale non si può mai entrare. Invece quando poi si entra in questa terra è meravigliosa, quindi alla fine dovremmo cercare di anche dare un messaggio attraverso le istituzioni, un messaggio della Calabria completamente diverso da quello che è stato fino ad oggi. Uno di questi messaggi è che le imprese
che sono radicate sul territorio, sono imprese, operatori turistici, imprese dell'agroalimentare, ogni tipologia di azienda sono delle aziende che possono dare tantissimo in termini di prestazioni di servizi, di prodotti, di commercializzazione di altri beni. E questo è importante. L'importante adesso è che comunque noi facciamo rete, cioè le imprese devono imparare che devono collaborare, che si deve fare impresa tra di loro, ovvero per creare le strutture dovremmo avere un aiuto infrastrutturale da parte sempre delle istituzioni, però dobbiamo anche essere noi ad essere aperti con l'operatore che abbiamo sulla nostra destra o l'operatore che abbiamo sulla nostra sinistra, quindi tra comuni, tra regioni, un po' In parlare pratica di stai dicendo che interregionalità. si dovrebbe fare quello che in realtà stiamo facendo come Calabria Condivisa, perché noi ci siamo riuniti in rete e quindi stiamo ottimizzando quelle che sono le nostre forze da soli. Tutti siamo persone che vogliono fare il bene della Calabria, si stanno muovendo e stanno contribuendo e quindi questo lo stiamo facendo come persone, anche come associazioni che collaborano con la Calabria Condivisa. Quello che tu dici è che questo sistema di rete va amplificato, va sistemizzato da un punto di vista istituzionale con le imprese e con l'istituzione regione o città metropolitana o comunque territori rappresentativi a livello istituzionale che si pongano bene rispetto a quello stereotipo che c'è nei confronti del calabrese che è diciamo, arretrato, non organizzato, comunque che è indietro rispetto agli altri, cosa che non è perché come stai spiegando bene dal punto di vista interno, perché le imprese le conosci bene, le nostre imprese, soprattutto quelle del settore agroalimentare e turistico, sono avanzate, non hanno da invidiare niente a nessuno, però la rete è quello che diciamo, le rende più forti. In pratica questo. Assolutamente sì, è una questione di rete, è una questione anche di saper sfruttare oggi le opportunità che ci stanno con i finanziamenti, perché infatti noi come gruppo di supporto alle imprese ci occuperemo anche di dare un'informativa, un'informazione su tutti gli investimenti, su tutti i finanziamenti che ci sono in essere, ovviamente, sia per quanto riguarda finanziamenti quasi tutti indiretti, perché ovviamente quelli diretti direttamente con la programmazione europea, magari con l'Unione Europea, sono difficili e sono anche un po' più strutturati, un po' più grossi, però ad esempio ci stanno diversi finanziamenti alla quale le aziende possono avere accesso per migliorarsi e per strutturarsi un pochino più verso l'innovazione digitale, verso l'internazionalizzazione, verso le attrezzature e non di meno, voglio dire, il recovery plan servirebbe anche a questo. Abbiamo una dotazione finanziaria di 222 miliardi di euro. Speriamo che vengano strutturati anche loro in modo equo e che la Calabria abbia la sua fetta e che comunque gli operatori turistici, non turistici, tutte le imprese riescono a beneficiarne direttamente, quindi sperando proprio di poter, e noi come gruppo speriamo proprio di poter dare questa informazione e siamo a disposizione anche per questo motivo. Questo dovrebbe essere un tema che anzi propongo di fare tra i diversi gruppi di Calabria Condivisa anche online attraverso qualche diretta, perché proprio l'altro giorno stavo intervistando Carmelo Salerno, che è il nostro diciamo, esperto di digitalizzazione, ed è lui che ha realizzato il nostro bellissimo portale. E in pratica parlavamo anche del fatto della difficoltà di copertura anche del 5G o comunque della copertura internet che per le imprese sarebbe importantissimo anche in quelle aree che sono, lui dava una definizione diciamo di perdita economica delle imprese che si occupano di comunicazione tramite linee, quindi ad esempio i grandi gestori telefonici, perché sono linee sulle aree sulle quali non investire. Non investire da un punto di vista imprenditoriale, ma che sicuramente ha un ritorno da un punto di vista sociale e della comunicazione del territorio. Per non parlare anche delle piccole imprese, sì, piccole che non fanno grossi volumi, ma che comunque sono importanti per promuovere il territorio stesso. Quindi proponiamo anche una sorta di incontro di questo genere. Per non parlare poi del PNRR, quindi del nostro piano nazionale di recupero e resilienza, che praticamente dovrebbe considerare in maniera approfondita proprio questi settori che ancora non sono stati direttamente toccati da finanziamenti diretti o da finanziamenti regionali, comunitari, mediati attraverso i programmi regionali. Quindi cerchiamo anche noi di porre un'attenzione di questo genere come cittadinanza attiva, oltre che come professionisti del settore. E invece voglio concludere la nostra intervista tornando a te.
Una giovane donna, una professionista affermata, controllore di primo livello e di secondo livello sia in Calabria che nella regione Emilia, se non sbaglio, in Emilia-Romagna, direttore di trasporto in un'altra azienda piemontese, ancora altri incarichi che stanno arrivando, sicuramente molti ancora arriveranno, presidente di non so quante commissioni dell'Ordine Nazionale, insomma, una ragazza che appunto. È una giovane donna, ma come dici tu, una giovane professionista che viene chiamata signorina, il solito problema, e che deve insomma sgomitare per far capire di avere un certo livello professionale. Quindi una donna che valuta anche quanto è importante la rete della sorellanza, quindi della collaborazione tra donne, lo vediamo anche attraverso i nostri progetti di Femmina TV della Casa delle Donne. Secondo te, quanto ti avrebbe aiutata in più avere delle donne, o se ci sono state, quanto ti hanno aiutato delle donne che più avanti nella professione, più avanti anche nei ruoli, avrebbero potuto, lo hanno fatto, aiutarti a progredire anche più velocemente e a perdere meno tempo a dover spiegare che non eri solo una signorina? Guarda Raffaella, grazie per questa domanda. Effettivamente non ci avevo mai pensato, però ti devo essere onesta, di donne che mi hanno aiutata ce ne sono state ben poche, se non moralmente, probabilmente le mie sorelle e mia mamma, quindi proprio a livello proprio morale, perché hanno visto sempre in me un qualcosa in più e mi hanno sempre lasciata fare, mentre la mamma è quella che dovrebbe dirti, ma sai, la mamma calabrese, cioè, c'hai quasi Pensa. 40 anni, è ora di pensare alla famiglia. Anzi, mia madre e mio padre solamente dicono, pensaci bene perché non so se riesci a fare tutto e comunque, visto che sei talmente tanto, non so se è portata o semplicemente è una passione, quindi cerco di migliorarmi ogni giorno e cerco di fare di più solo perché mi appassiona molto il mio lavoro, mi appassiona stare sul territorio. Però donne, nella mia professione non mi hanno aiutata tantissimo, anzi ti dirò che ho dovuto anche un po' sgomitare tante volte, sempre col sorriso, però ho dovuto sgomitare per farmi, per farmi un po' la mia strada. Mi hanno aiutata sicuramente molti uomini, questo lo devo dire, perché comunque sia dal mio Dominus nel periodo del tirocinio, sia comunque... lo studio dove collaboro e quindi mi hanno in ogni caso sempre dato l'opportunità di migliorarmi e opportunità Questo anche lavorative. un giorno, E questo mi anzi, dispiace. lo capisco, ma infatti la domanda era voluta per arrivare proprio all'argomento del valore della sorellanza e del fatto che quando manca è sicuramente un elemento che è, diciamo, come una reazione a catena. Se tu, donna, che sei arrivata, come ad esempio tu che hai la tua professione, incontrerai giovani ragazze che incominceranno la loro professione all'interno del tuo stesso settore, certamente il consiglio, l'aiuto, questa mano che passa all'altra sarà fondamentale nell'aiutare loro e anche nel comprendere che ne hanno bisogno perché tu ne hai avuto bisogno e non le hai avuto, un po' perché. Sei entrata nella professione quando già c'erano parecchie donne, ma anche loro dovevano trovare la loro dimensione. Spesso c'è una sorta di le diverse professioni, soprattutto quando abbiamo trovato donne più avanti di noi, queste stesse donne, questa stessa generazione di donne ha dovuto non solo sgomitare, ma fingere quasi un atteggiamento maschile nella gestione della propria professione, fino poi ad ammorbidirsi e a dimensionare la professione all'interno delle proprie esigenze, non da quello che vedevano, cioè il mondo maschile e come il mondo maschile gestiva la propria professione. Parlo del commercialista come di qualsiasi altra professione. Ma vorrei spiegare quanto è importante, anche attraverso la tua testimonianza, aiutare la sorellanza, quindi sviluppare la sorellanza, fare in modo che le giovani generazioni di donne che stanno arrivando trovino un tappeto un pochettino più morbido, Oh mio Dio. qualche piccolo impedimento in meno, grazie anche a noi. Davvero. Quindi questo sicuramente farai e questo faremo tutte imparando pian piano che il valore della sorellanza, che non è altro che una rete di cui hai parlato tu, però al femminile, per quelle che sono le nostre esperienze di lotta per la parità di genere. Hai per Sì, caso ancora anche di ambizioni strada ne dobbiamo politiche? Perché ti vedo fare. molto.
Stavo chiedendo se hai anche ambizioni politiche, perché ti vedo molto presa da quelle che No, sono le tue competenze. Non ci onestamente no, arrivate a perché questo. devo essere sincera, Raffaella, una donna, una ragazza come me che è molto operativa, tecnica e pratica, probabilmente è di grossa mano d'aiuto nel supporto tecnico a livello, tra virgolette, basso, che forse è politico. Non ho aspirazioni politiche, non ce l'ho mai avute perché, non so, mi vedo troppo ingombrante forse per la politica. E allora il soggetto ideale sarebbe invece, comunque, per cambiare anche la politica, però va bene così, ognuno nel suo contribuisce a cambiare anche la politica, cioè il modo che abbiamo di vivere sociale, abbattendo alcuni stereotipi. Ti ringrazio Carmela, è stata una conversazione veramente Grazie illuminante, simpatica e anche piacevole perché ci dà quel respiro che vogliamo avere sul nostro territorio, sulla vita che stiamo portando avanti in questa nostra regione, sulla bellezza delle reti come quella di Calabria Condivisa e anche, perché no, di questa sorellanza che sicuramente ci aiuterà ad abbattere più facilmente alcune barriere che noi donne purtroppo ancora ci troviamo davanti. Allora, noi ti invitiamo quindi a un incontro che faremo di approfondimento sulla questione che abbiamo appena trattato, quella delle imprese, delle coperture, anche poi approfondiremo perché è proprio di un paio di giorni il lavoro di redazione finale del PNRR e quindi cercheremo anche di approfondire un po' la questione sull'impatto che avremo in Calabria di questo genere di programmazione con gli aiuti comunitari post-Covid, e quindi ti rimandiamo alla prossima occasione in cui ci ritroveremo insieme. Grazie mille, grazie a te Raffaella. Buona Grazie a tutti. Allora vi giornata a tutti. salutiamo, alla prossima puntata, arrivederci. Grazie. Professione donna.